dopo mesi di lunghe battaglie, dopo una fase a gironi lunghissima, dopo i playoff, siamo finalmente giunti alla finale. Questa sera andremo a decidere chi sarà il campione, il team campione d'Italia. Nell'angolo in basso a sinistra il rappresentante maggiore del suo team per quella che potrebbe essere un addio con la vittoria, perché questo è l'ultima clan war dei TT Esports, e a rappresentarli qui nell'angolo in basso a sinistra di Daybreak dalla Croazia, anche se pur ormai italiano, abbiamo uno dei protoss più amati dell'intera community, TT Loaker! Nell'altro angolo, in alto a destra, sempre di Daybreak, uno dei giocatori italiani più forti, stabilmente nelle prime posizioni di Lega Master, a un passo probabilmente dalla Grand Master, dall'essere il prossimo Grand Master, abbiamo del team OSC Niquin! Allora andiamo a vedere quello che accadrà in questo primo PvP della serata. I due giocatori sono entrambi molto forti, entrambi molto amati e conosciuti. Guardate che lo hacker va immediatamente a prendere doppio gas, a differenza di Niqui, che ne ha preso solamente uno per il momento, ma ha anticipato non di poco le sue fasi di scout. Vediamo che inizia a muoversi adesso, tra pochissimo entrerà dentro la base del suo avversario. Vedremo che scouterà immediatamente il doppio gas da parte di Loaker. Inizia anche un piccolo Arras con questa probe. Mentre arriva immediatamente anche il centro cibernetico per Loaker, mentre dall'altra parte centro cibernetico un pochino più indietro, più avanti, quello di Niqui. Mentre anche Loaker sta andando a scoutare nella base del giocatore del team OSC. Tanto è stato posizionato anche l'assimilatore. È stato posizionato in questo momento anche l'assimilatore da parte di Niqui. Vediamo quale sarà la strategia scelta da parte dei due rappresentanti di Ayur. Vi ricordiamo che il PvP è un matchup molto molto particolare, specialmente nelle fasi iniziali. Le scelte iniziali sono solitamente quelle che poi vanno a decidere tutto il game. Vedremo in questo momento doppio. Abbiamo un doppio, attento perché abbiamo un doppio. Non posso mettermi a parlare del PvP mentre c'è un doppio. Un doppio Chrono Boost sia sul Cybernetic Core che sul Gateway. Doppia Sentry per lo hacker. Mentre dall'altra parte abbiamo uno Zelota e sta arrivando anche uno Stalker per Niqui. Arriva anche una Robo. Attenzione, una Robo posizionata da parte di Niqui degli OSC, mentre dall'altra parte lo hacker continua a cronobustare queste sentry. Tanto si muove probabilmente per andare a ricercare un qualche tipo di pilone. Vedremo se lo troverà oppure no. Non lo troverà per il momento perché ancora non è stato posizionato. Forse sì, è stato posizionato adesso dal giocatore degli OSC. Guardate, posizionato molto molto in alto qua su Daybreak, mentre attenzione perché dall'altra parte lo hacker è andato a posizionare immediatamente un Nexus. Arriva un fast Nexus da parte di lo hacker, che adesso con molto ritardo va anch'egli a prendere una Robo Facility, una fabbrica robotica anche per lo hacker. E arriva adesso anche il secondo gate. Dall'altra parte invece abbiamo anche qua due gate ed una Robo da parte di Niqui, una Robo che però è arrivata molto molto presto. Adesso probabilmente arriverà un secondo Nexus anche per Niqui. Invece no, va a posizionare altri due gate, attenzione! Altri due gate, quattro gate Robo per Niqui, che probabilmente dopo aver visto la espansione del suo avversario avrà deciso di pushare immediatamente. Andiamo a vedere quello che accadrà dall'altra parte. Ci sono tre gate ed una Robo per lo hacker, che quindi adesso sarà costretto a difendersi. Certo è che se ci dovesse riuscire, il vantaggio di questo Nexus già posizionato e già operativo si farebbe certamente sentire, ma prima di tutto dovrà in qualche modo cercare di difendersi, perché stanno per arrivare anche intanto il primo Immortal. Vediamo se ne verrà subito prodotto anche un altro.
Sappiamo che per il momento questo Chrono Boost sembra buttato via. Probabilmente dovrebbe iniziare a ricercare anche un secondo Immortal. Nikui. Tanto vorrei cercare di mettere dei colori più comprensibili. Ecco che adesso li vediamo. Vede tutto Nikui. A questo punto sa che dovrà attaccare. 49 psi per lo hacker, 46 per Nikui, che però ha molte più armi. E vediamo che si sta avvicinando Nikui. Nikui si muove in avanti. 4 gate, già solamente 3 gate, però c'è già... Oh, incredibile! Guardate la mossa da parte di Nikui, che va a chiudere l'esercito di lo hacker sopra la rampa. Solitamente viene fatto per difesa, ed invece in questo caso grandissima mossa di Nikui, che va a chiudere tutto l'esercito del povero lo hacker sopra la rampa, e non può a questo punto difendere la sua terza seconda base il povero giocatore croato italiano. Però riuscirà probabilmente a salvare le prove. No, non ci riesce. Arriva un altro grandissimo force field da parte del giocatore OSC. Andiamo a vedere in questo momento anche l'economia, l'income dei due giocatori. Siamo a 27 lavoratori per Nikui, 24 solamente per lo hacker. Tra l'altro adesso è arrivato anche un Nexus per Nikui, che potrebbe portarsi in vantaggio, anche se dall'altra parte ci sono due immortal in questo momento per lo hacker. Adesso va a posizionare anche un pilone, posiziona un altro pilone molto molto vicino. Credo che Nikui voglia continuare il suo push, probabilmente è così. Attenzione, perché c'è anche un colosso però in produzione. Abbiamo un colosso già in produzione per lo hacker, che quindi a questo punto cercherà di giocare ad una base colossi. Cercherà di giocare ad una base colossi, ma è molto molto probabile che sia riuscito a vederlo. Infatti è così, Nikui è riuscito a vedere il laboratorio robotico, e quindi a questo punto sa da cosa si dovrà difendere. Io non credo che lo hacker vorrà andare a prendere un secondo Nexus. Fatemi alzare leggermente il volume del gioco, anche se io ho il cappuccio in testa e questo tale cappuccio potrebbe impedirmi di sentire i suoni bene come li sentite voi. Intanto si muove in avanti lo hacker, si muove in avanti lo hacker. Vediamo che cerca di capire qual è l'esercito del suo avversario. C'è molta attenzione, continuo ping pong tra i due giocatori, lo hacker da una parte, Nikui dall'altra. Italian Clan Championship, la finalissima. Chi vince questa sera questa Clan War sarà il team campione d'Italia. Intanto è arrivato il primo colosso, è arrivato il primo colosso per lo hacker. Sta per arrivare anche il secondo, ma attenzione, perché è arrivato il primo colosso anche da parte di Nikui. La situazione sembra essere positiva per il giocatore degli OSG, che a questo punto dovrà solamente difendersi per poi avere un vantaggio incredibile. Va a scautare tutto quello che può lo hacker, deve aspettare probabilmente l'arrivo del secondo colosso. E intanto però arriva già questo primo push, arriva questo primo push, ma ci sono anche due immortal. Va a perdere veramente tantissimo esercito il povero lo hacker. Dovrà aspettare probabilmente il secondo colosso. All'altra parte ce n'è uno solamente per Nikui. Continua, inizia a scaldarsi anche la Guzzo Station, amici. Siamo allo showtime. Probabilmente questo primo game finirà da un momento all'altro. In questo momento lo hacker cerca di capire dove si sia spostato l'esercito. Scusate, Nikui si va a cercare di capire dove si è spostato l'esercito di lo hacker, che in questo momento è nella zona in basso della mappa. Ma attenzione, perché sta arrivando anche un terzo colosso, mentre in questo momento ancora non ne ha più prodotti, non ne ha più prodotti Nikui. Attenzione, perché tre colossi potrebbero fare la differenza. Continua a fare avanti e indietro, continua a fare avanti e indietro lo hacker. Buoni force field, ma va a uccidere solamente uno stalker. Ancora avanti e indietro di lo hacker, mentre Nikui ancora a due basi. A questo punto l'incom direi che va a vantaggiare molto molto il giocatore OSC, che quindi deve veramente solo difendersi. Dove è rimasto il colosso, il terzo colosso ancora non è uscito. Va a cercare un buon punto di ingaggio, deve trovare un buon punto di ingaggio lo hacker. Vediamo che va a splittare il suo army composition. I due colossi potrebbero fare la differenza, anche se dall'altra parte ci sono più immortal. Arriva un force field, arrivano le lance termiche. Attenzione amici, perché l'Opsi si sta andando a ripareggiare, l'Opsi si sta andando a ripareggiare. I due colossi di lo hacker stanno facendo la differenza in questo momento. Attenzione, adesso però è rimasto pochissimo allo hacker, che è costretto a tornare indietro, mentre dovrebbe aspettare questo terzo colosso, che ancora non è arrivato, ma in questo momento sta cercando l'impresa lo hacker. 13 minuti di game, è arrivato il terzo colosso in questo momento. Vediamo se deciderà di attaccare lo hacker. Va a prendere addirittura una seconda base, probabilmente troppo tardi per prendere una seconda base. Guardate l'incom a questo punto parla chiaro, e c'è scritto grosso in caratteri cubitali: OSC in vantaggio da un punto di vista di macro.
Ma abbiamo visto che il numero di colossi potrebbe fare la differenza. Non deve perdere altro tempo. Probabilmente il giocatore dei TT Sports prova ad avvicinarsi. Fa dei passi avanti e indietro. Deve aspettare questi quattro zelote che si sacrificheranno in nome della azienda taiwanese TT Sports. Dall'altra parte guardiamo lo Splitello Hacker. Lo Splitello Hacker va ad attaccare tre colossi. Attenzione, tre colossi da parte di Locker potrebbero assolutamente fare la differenza. Guardate come vanno a maciullare tutto. Vanno a maciullare tutto. Attenzione, potrebbe avvenire ciò che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. Ma adesso ci sono due colossi. Due colossi per Liqui. I colossi contro le Sentry un Immortal. Attenzione, le Sentry stanno cedendo. I due colossi sono ancora vivi, ma con pochissima vita. Pochissima vita per i colossi. Ne è rimasto uno soltanto. 48 a 23. Arriva il GG. Arriva il GG in questo momento. Un game incredibile. Abbiamo appena visto un game fantastico che Liqui si è aggiudicato. Quindi OSC sono in vantaggio di una partita rispetto agli avversari. Ma ancora non di un punto.